Eccoci qua, buongiorno, siamo in compagnia del dottor Salvatore Angione, direttore della BCC Buccino Comuni Cilentani. Caro direttore, quest'anno la BCC ha intrapreso un nuovo progetto, che è quello del concorso fotografico, finalizzato alla realizzazione del calendario della BCC, il calendario che ogni anno la BCC realizza e che quest'anno vuole, come dire, inserirsi in un contesto diverso, che è quello della, diciamo, della creazione di un progetto, di un concorso fotografico, che coinvolge un po' tanti attori. Quest'anno il tema che avete scelto, direttore, è la sostenibilità. Perché questa scelta? Sì, in realtà il calendario è stato sempre un momento importante, anche quello del 2022 si è incentrato su un tema molto importante che abbiamo intitolato Fragili Armonie e che ha trattato della biodiversità dei nostri territori. Ecco, quest'anno come prosecuzione di un progetto che da vari anni vede impegnata la banca nella realizzazione del calendario, è appunto in continuità con l'argomento dello scorso anno. Oggi parleremo quest'anno di sviluppo sostenibile, agganciandoci un po' a quello che sono i 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030. E quando parliamo di sostenibilità, ovviamente non parliamo solo di sostenibilità ambientale, ma andiamo su temi molto più delicati, che è una sostenibilità di carattere sociale ed economico. Sociale perché è importante che il concorso della banca a far sì che tutte le generazioni possano usufruire delle medesime risorse delle generazioni passate. Sostenibilità economica perché è importante garantire ai nostri territori uno sviluppo in grado di creare valore, ricchezza da ripartire equamente tra tutti le comunità di riferimento. I temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile sono molto importanti. La novità è che quest'anno vogliamo far sì che a diventare protagonisti del calendario siano i nostri giovani del territorio, i nostri giovani soci, ma ovviamente tutti coloro che possono contribuire a far sì che anche attraverso un calendario si possa concorrere a valorizzare quelle che sono le risorse nel nostro territorio, che poi nell'ambito della biodiversità che caratterizza i nostri territori, dobbiamo cercare di evidenziare e di esaltare quello che è un patrimonio che una banca di comunità come la BCC di Buccino e i Comuni Cilentani ha nella propria mission, nelle proprie finalità. E quindi il ruolo della nostra banca, in continuità con la parte finanziaria, è anche e soprattutto quello di concorrere a far sì che anche l'aspetto della sostenibilità possa divenire cultura dei nostri territori, e quindi far sì che anche un'occasione come quella della creazione di un calendario possa coinvolgere l'intera comunità. Quindi ci aspettiamo tanto da questo contest e cercheremo di organizzare un evento finale in modo da valorizzare l'impegno di tutti in questo progetto. Bene, direttore, grazie. Un ultimo passaggio, quindi quali sono le aspettative? Cosa ci aspettiamo da questo concorso, da questo contest? Io credo che in qualsiasi progetto allargare la partecipazione a tutti gli attori di un territorio possa garantire spunti di riflessioni e anche per la banca, nell'ambito della sua progettazione, possano venire fuori delle indicazioni importanti su come definire le proprie strategie di sviluppo e di sostegno per la crescita non solo economica ma anche socioculturale delle nostre comunità.